Forex. Moltissimi trader si focalizzano solo ed esclusivamente sul mercato Forex. Vediamo il perché, vediamo le correlazioni del mercato Forex e quali sono i momenti migliori per negoziare i vari cambi di valuta. Prima di scoprire tutte queste correlazioni, momenti migliori dei cambi, eccetera, vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno riguardanti la finanza personale, il business e il trading online. Ma partiamo subito. Il Forex è il mercato più antico del mondo. Il mercato Forex riguarda esclusivamente i cambi di valute. Quali sono le valute negoziate sul mercato Forex? Tutte le valute esistenti. Però tutte sono troppe da negoziare per i trader. Focalizziamoci solo sulle principali, che sono l'euro, il dollaro, la sterlina inglese, il dollaro neozelandese, il dollaro canadese, il dollaro australiano, il franco svizzero e lo yen giapponese. Queste sono le valute più negoziate. Ognuna di queste valute è in relazione con tutte le altre, quindi c'è il cambio euro dollaro, c'è il cambio euro GBP, c'è il cambio euro yen, eccetera eccetera, per tutti questi cambi. In particolare i quattro cambi principali, che sono euro dollaro, GBP USD, euro yen e dollaro yen, hanno caratteristiche principali. I cambi di valute in generale sul mercato Forex si classificano in due grandi momenti, ovvero il mercato Forex può trovarsi in due situazioni: in un momento di risk on, in cui gli investitori sono disposti a mettere liquidità sul mercato e sono fiduciosi dell'andamento dei mercati, quindi vogliono trarre profitto dai mercati finanziari e dei cambi di valute, e in questi casi le monete che più si apprezzano sono il dollaro neozelandese, il dollaro canadese e il dollaro australiano. Al contrario, nei momenti di risk off del mercato, quindi quando gli investitori non sono tranquilli nell'investire i loro denari ma cercano sicurezza sui mercati, la valuta che maggiormente viene negoziata e acquistata è il franco svizzero. Vediamo quali sono i momenti migliori però per negoziare i principali cambi di valute che dicevamo prima. Partiamo col cambio euro-dollaro. Il cambio euro-dollaro ha la peculiarità di essere il cambio più negoziato in assoluto, e il momento migliore per negoziare, quindi dove c'è più volatilità sul cambio euro-dollaro, è tra le 8 del mattino e le 18. In particolare tra le 8 del mattino e mezzogiorno c'è la gran parte della volatilità. Successivamente viene una pausa tra mezzogiorno e le 2:30, dove si riduce la volatilità, e infine riparte tantissima volatilità tra le 2:30-3, quindi quando iniziano ad aprire i mercati americani, fino alle 18:00-18:30. Successivamente invece, durante la notte, il cambio risulta particolarmente laterale e inizia a muoversi in stretti trading range. Altra nota importante del cambio euro-dollaro è che mercoledì è il giorno in cui c'è maggior volatilità sul cambio, solitamente perché escono gran parte di dati, molte notizie che riguardano le valute, quindi questo porta il cambio a essere molto volatile. Questo cosa significa? Significa che è meglio il mercoledì stare lontani dal cambio euro-dollaro, perché se si cerca di fare scalping o operazioni intraday sul cambio euro-dollaro si rischia di farsi del male, perché la volatilità potrebbe fregarci. Partiamo a JBP USD, un altro cambio molto negoziato, il secondo più negoziato dopo euro dollaro, e questo cambio invece ha la peculiarità di avere moltissima volatilità tra le 8 e le 11, in particolare tra le 10 e le 11 è concentrata tutta la volatilità, perché escono molte notizie dall'Inghilterra, molti dati inglesi che vanno a influenzare la sterlina inglese. Altro cambio che possiamo analizzare è USD Yen. USD Yen ha la caratteristica di essere molto molto sensibile a supporti e resistenze, ovvero quando viene rotto un supporto, una resistenza su USD Yen, il cambio tende ad avere una certa direzionalità. Questo non accade sempre, ma i supporti e le resistenze sono un ottimo strumento per analizzare USD Yen. Inoltre USD Yen, a differenza del cambio euro dollaro e del cambio JBP USD, che ha particolari aumenti di volatilità, questo può essere volatile anche durante le ore notturne, oltre che le ore diurne, perché riguarda due cambi che sono extraeuropei, quindi il dollaro americano e lo yen giapponese. Ultimo cambio particolarmente interessante e ultima coppia valutaria è sicuramente la coppia euro-yen. Tra le 15 e le 18:30 tende ad avere una certa direzionalità. È una particolarità di questo cambio, non avviene tutti i giorni naturalmente, ma avviene più spesso rispetto che ad altri cambi, quindi euro-yen tra le 15:30 e le 18:30, se si è posizionati long o short, si possono
ottenere importanti profitti perché avrà una certa direzionalità. Qui abbiamo analizzato i quattro cambi principali e i momenti migliori per negoziarli. Ma non è finita qui, perché ora andiamo a vedere quali sono le correlazioni tra i cambi valutari, cosa non semplice e non banale. Vi lascio la tabella qui. Questa tabella indica le correlazioni che ci sono state tra i vari cambi valutari nell'arco di un mese. Un mese è già un periodo temporale in cui i dati possono iniziare a essere significativi. Se questa tabella non vi piace, ce ne sono centinaia su internet. Comunque questa prendeva tutti i cambi principali, tutti i cambi di cui abbiamo parlato, e quindi ho pensato bene di lasciarvi questa. Allora, come vediamo, tra euro dollaro ed euro dollaro la correlazione è totale, 100% di correlazione. Vediamo che la correlazione però tra euro dollaro è correlato positivamente anche con AUD/USD, infatti c'è una correlazione del 66.8%. Cosa significa questo dato? Significa che se euro dollaro sale, sale anche AUD/USD. Al contrario, notiamo che invece euro dollaro è correlato negativamente con USD/CHF. Questo significa che se euro dollaro sale, USD/CHF teoricamente scende. Questo è quello che teoricamente dovrebbe accadere. Naturalmente le correlazioni sono un fattore probabilistico, sono un fattore che accade in una tot percentuale di casi, non accadono sempre, di conseguenza non sono da prendere come punto di riferimento, ma sono una cosa da sapere in più, da poter inserire nella nostra operatività per avere maggiori informazioni su quello che stiamo facendo. Facciamo un altro esempio: il cambio NZD/USD è correlato negativamente col cambio USD/Yen, oppure il cambio NZD/USD è correlato positivamente, molto positivamente, col cambio AUD/USD, addirittura il 92.7%. Il motivo qual è? Il motivo sta nel fatto che sia NZD/USD sia AUD/USD hanno come denominatore della valuta il dollaro americano, e entrambe hanno invece hanno come numeratore il dollaro neozelandese e il dollaro australiano, che tendono a essere molto correlate tra loro e quindi tendono ad avere un andamento molto simile. Naturalmente dalla tabella riusciamo anche a vedere i cambi che non sono per niente correlati l'uno all'altro. Ad esempio euro/yen non è per niente correlato a JPY/USD, infatti la correlazione è positiva del 3%, quindi è assolutamente inutile questo dato. Oppure JPY/yen è correlato, secondo la tabella, in maniera negativa rispetto a USD/CAD dello 0,5. Anche questo dato risulta irrilevante. Ora che abbiamo visto le correlazioni tra le valute e come si può leggere la tabella delle correlazioni tra le valute, vi dico che non è finita qui. Infatti le valute non sono correlate solo ed esclusivamente con altre valute, ma sono correlate anche con le materie prime. Precisamente le due valute più famose per le loro correlazioni sono il dollaro canadese, che è correlato positivamente col petrolio. Questo significa che quando ci sarà un aumento del prezzo del petrolio ci sarà anche un apprezzamento del dollaro canadese. Altra correlazione con le materie prime ce l'ha l'AUD, cioè ovvero il dollaro australiano, che è correlato positivamente con l'oro. Questo significa che un aumento del prezzo dell'oro porterà a un aumento del prezzo del dollaro australiano. Queste correlazioni, come tutte le correlazioni, hanno un valore relativamente importante per gli investimenti, ovvero non è detto per forza che se aumenta il prezzo dell'oro aumenta il valore dell'AUD, ma è una cosa che potrebbe succedere o che nella maggior parte dei casi succede. Infine, il dollaro americano è correlato negativamente con tutte le altre materie prime. Infatti le materie prime sono tutte valutate in dollari americani, e se il dollaro americano perde un 1% di valore, tutte le materie prime teoricamente dovranno aumentare di un 1% di valore, perché subiranno l'inflazione del dollaro americano. Le informazioni che ho dato in questo video riguardo le correlazioni, i momenti migliori per negoziare sul mercato Forex, possono sicuramente servire a un investitore e possono dargli una certa indicazione su quali sono i momenti migliori per operare, e magari anche per ampliare le proprie analisi. Magari prima di operare su magari il petrolio, se già si acquista del petrolio, si eviti di acquistare nello stesso momento anche il dollaro canadese. Questo però sono solo dati indicativi e non devono andare a modificare direttamente la strategia di investimento di un trader, ma devono solo essere informazioni da inserire nel proprio bagaglio di competenze e dai quali attingere quando sarà necessario.